Siamo nel 58 avanti Cristo, agli inizi della campagna di conquista della Gallia. Gli Svevi, guidati da Ariovisto, oltrepassano il Reno e minacciano di dilagare in Gallia. Diviziaco, capo degli Edui, alleati dei Romani, chiede l'intervento di Cesare, che tuttavia in prima battuta vuole evitare lo scontro diretto. Egli invia dunque ambasciatori ad Ariovisto con la richiesta di abbandonare i territori degli Edui, di restituire gli ostaggi e di non pretendere più tributi, a causa dell'amicizia che lega questi ultimi al popolo romano. Ariovisto non sembra affatto disposto a cedere allo Ius Belli invocato da Cesare e, dopo una serie di trattative a distanza senza alcun risultato, i due decidono di incontrarsi e di affrontare la questione vis-à-vis, senza la mediazione degli ambasciatori.